Mai dire Mara, corsi e ricorsi dell'Eurovision Song Contest. Bentornati sul canale. Sì, era da qualche giorno che non ci vedevamo e quindi siamo di nuovo insieme. Grazie per essere qui e grazie per aver premuto play. Allora, il titolo di questo video è Mai dire Mara, corsi e ricorsi dell'Eurovision. Perché l'ho chiamato così? Perché ovviamente parlerò dell'Eurovision Song Contest, che attualmente è ancora in onda, perché io sto registrando di venerdì e quindi ancora non ho visto la finale, come non l'ha vista nessuno. Nessuno sa ad oggi cosa accadrà domani sera per la finale. Quindi a prescindere dal contest musicale di chi vincerà, noi speriamo che vinca l'Italia, però insomma vedremo quello che... Ma quello di cui voglio parlare in questo video è la conduzione italiana per quanto riguarda questa manifestazione europea molto importante in tutto il mondo, anche se è europea. Allora, Gabriele Corsi e Mara Maionchi, quest'anno sono loro la coppia. Gabriele Corsi ha avuto nelle scorse edizioni accanto Cristiano Malgioglio, altro improbabile, alla conduzione di una manifestazione che sì, è una manifestazione leggera, parliamo di musica, quindi, però insomma, Malgioglio, ego riferito, sempre a dire quello mi piace, quello non mi piace, insomma... un po' squallidino come presenza, no? Non ho nulla contro Malgioglio, figuriamoci. E visto che Malgioglio ha un contratto con Mediaset, questa volta non c'è. Io ho sperato che accanto a Gabriele Corsi potessero mettere qualcuno, insomma, che fosse in linea un po' con la manifestazione. E invece Mara Maionchi, simpatica signora che conosciamo per le sue apparizioni, per le sue esternazioni, per le sue parolacce, che è simpatico, dopo un po' rompe un po' le scatole, ma comunque sia, anche lei accanto a Gabriele Corsi non c'entra niente. E chi ne fa le spese oltre a quelli che guardano? Gabriele Corsi, che invece è un radiofonico, il Trio Medusa, lo sapete, sta su Radio DJ, è conduttore televisivo, garbato, educato, misurato, tutto quello che volete voi, ma con delle zavorre, secondo me, accanto non riesce ad esprimere il suo meglio e quindi deve un po' barcamenarsi tra le battute, le situazioni che si vengono a creare con i suoi partner, quest'anno appunto con Mara Maionchi. E questo crea dei danni. Io per esempio ieri sera, quando c'è stata la seconda semifinale, stavo guardando Gabriele Corsi, ha detto ad un certo punto: salutiamo gli amici di Rai Radio 2 sul canale 202 che stanno seguendo la diretta come noi. Ho detto c'è anche, cioè sapevo di Radio 2 ma non sapevo che fosse anche in video. Sono andato lì sul canale 202 e sono rimasto lì perché la conduzione invece in studio dei tre conduttori, che adesso dei quali non mi ricordo il nome, era molto più divertente, in linea con la manifestazione, più ritmata, insomma più gradevole da seguire, e infatti sono rimasto a seguirla sul canale 202 del digitale terrestre, dove c'erano appunto i conduttori di Rai Radio 2 a commentare la stessa manifestazione che invece su Rai 2 commentavano appunto Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Ora, la responsabilità secondo me non è di Gabriele Corsi, che con un giusto partner accanto potrebbe esprimere molto meglio quelle che sono le sue potenzialità, il suo modo di condurre, e invece niente da fare. Mara Maionchi, che non la si vede, però immagino è una che forse magari Giampantofole vorrebbe andare a dormire, si sente che non gli va, che è assonnata, che non è in linea con quello che sta vedendo. È stata messa lì perché è Mara Maionchi e quindi idealmente attrae pubblico, e probabilmente questo accadrà anche, ma ai fini proprio della resa secondo me è vicino, non dico allo zero, ma quasi. Stessa cosa che succedeva con Cristiano Malgioglio. Allora io dico, ma è possibile che i vertici Rai o chi decide queste cose qui sono ancora schiavi del nome importante che dovrebbe attirare pubblico, a discapito invece della qualità del prodotto che poi viene offerto ai telespettatori, in questo caso proprio perché quel personaggio, sia pure molto famoso, sia pure molto importante, non è in linea con quello che deve andare a presentare? Ci mettono chiunque, l'importante è che abbia un nome, e questo è sbagliato, e di questo mi dispiace perché
Gabriele Corsi, in questo caso, è un conduttore che potrebbe arrivare a fare cose anche molto più importanti, invece è sempre lì sulla linea di partenza e poi non succede mai niente. Non so, Gabriele Corsi è un po'... Lo equiparo a Fabrizio Frizzi come educazione, come modo di... che per me è un complimento. Io Fabrizio Frizzi l'ho adorato e poi sono molto amico del fratello, insomma abbiamo parlato anche di questo, quindi vogliamo uscire fuori dalle logiche del nome famoso e vogliamo cominciare a metterci delle persone che sanno fare, o perlomeno che sanno calarsi perfettamente in quella parte. Io continuerò a vedere, adesso domani ci sarà la finale, continuerò a vedere l'Eurovision Song Contest su Rai Radio 2, sul canale 202 del digitale terrestre, perché i tre che sono lì in radio, con una fama equiparabile né a Malgioglio né a Mara Maionchi, sono molto più bravi di questi due e riescono a tenere alto il ritmo, anche l'interesse, con battute anche intelligenti, anche carine, anche molto divertenti. Vabbè, Vertici Rai, che volemo fa? Allora, basta con sto nome famoso, mettiamoci qualcuno, no? Il mio saluto va a Gabriele Corsi, forza e coraggio, speriamo che qualcuno si accorga che tu sei bravo e che magari con accanto la persona giusta puoi dare sicuramente molto ma molto di più. Va bene, un instant video questo qui, proprio sul pezzo. Potevo aspettare qualche giorno, però volevo che fosse così. Domani ci sarà la finale, domani il 13 di maggio, dico bene? Sì, domani 13 di maggio, sto registrando il 12 e speriamo che almeno l'Italia possa farsi onore. Io non so se arriverà primo Mengoni, speriamo che almeno nei primi tre, poi noi ci auguriamo che sia il primo. Va bene. Grazie, scusate ma devo sfogare, perché sennò c'è il rischio che se non mi sfogo con voi, che siete il mio sfogatoio, ecco, c'è il rischio che andando per strada magari qualcuno mi chiede l'ora e lo mando a quel paese perché sono nervoso. Invece adesso mi sento molto più calmo, molto più tranquillo, quindi posso anche con tranquillità ricordarvi come sostenere questo canale. Sì, con il pollicione, grazie, con l'iscrizione se vi interessano gli argomenti e poi l'attivazione della campanella per avere le notifiche ed essere avvisati appena arriverà un nuovo video. Basta, non devo dire nient'altro. C'è sempre il mio canale dei viaggi, questo qua. Se vi iscrivete anche lì, io sono molto contento. Lì viaggiamo insieme sul camper, facciamo cose. Ci vediamo alla prossima. Ciao.